Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Come ultimo atto, prima della pausa estiva, l'Aula ha approvato la legge di manutenzione 2022. Ascoltiamo i dettagli. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima Commissione del Consiglio che tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre Commissioni ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva appunto della legge di manutenzione. Un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utili alla Regione Toscana a partire da settembre quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Non è un enorme sacrificio rimanere in aula, svolgere il nostro lavoro di consiglieri regionali almeno fino ad oggi, visto che poi i lavori si sospendano e riprenderanno a settembre, perché praticamente l'ultima delle settimane abbiamo visto su una legge di manutenzione che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il partito democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri nove volte. Cioè nove volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula. Non perché chissà, chissà cosa, perché non erano in aula. Otto volte, sette volte in commissione, due volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il Presidente Giani che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a, a presentarli in aula e quindi viviamo in questo house. La legge di manutenzione è un po' il tagliando dell'ordinamento regionale. Consentitemi di dire, è stata un'occasione imperdibile per rendersi conto di come versa la maggioranza di governo di centro-sinistra in Regione Toscana. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in Commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e agli affari istituzionali, il Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in Commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui che è l'unico sottoscrittore e quindi inevitabilmente l'emendamento decade. Noi siamo stati a eh, verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. Abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda vasse, via i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e diciamo, ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Per quanto concerne invece il bilancio si continua a discutere del nodo sanità. Questo è il punto sulle spese e sul futuro. Da un lato vi è lo stato dei conti e sicuramente è uno stato dei conti in cui siamo sempre stretti perché in realtà eh, pensate alla vicenda Covid. Secondo lo Stato oggi il Covid è una patologia ordinaria, ma eh, da un punto di vista delle strutture comunque hai 600 persone in ospedale, comunque hai il tuo buon numero di terapie intensive, comunque hai riflessi diretti e indiretti sul sistema ospedaliero, sulla gestione dei servizi, sui medici di base. Le organizzazioni di volontariato che sono chiamate, eppure dobbiamo assorbire tutto noi. Pensate anche avendolo in gestione diretta come regione, cosa significa come bollette? Significa, abbiamo fatto il calcolo, più di 100 milioni l'anno, più del doppio dell'anno precedente, e quindi sono tutti i conti che si riverberano eh, sul piano sanitario. Io l'ho detto e lo dirò, visto che fra 60 giorni si va a votare questo Paese ai parlamentari di ogni parte politica. Ricordatevi che la spesa sanitaria deve essere di quella che è oggi, perché nulla deve essere come prima, in quanto il sistema sanitario ormai fronteggia quello che è l'attività ordinaria, le liste d'attesa, ma fronteggia anche un fisiologico livello di presenza del Covid. Sui pronti soccorsi, altro ragionamento, in tutto quello che è il contesto delle spese sanitarie, noi sui pronti soccorsi dovremmo dedicare più risorse, perché vediamo che sono in sofferenza. I conti sono in ordine, la sanità. Eh, Toscana, e a, mettendo in evidenza alcuni aspetti che attengono al modo in cui l'assessorato, la regione eh, attribuisce i fondi alle aziende, ma tutto attiene a una, eh, a una normale prassi di gestione delle relazioni tra aziende e, e assessorato. Altra cosa sono le risorse in generale per il sistema sanitario: noi lo andiamo dicendo da, da tempo, sicuramente da dopo il 2019, e cioè che questo paese ha bisogno di adeguare. E le risorse che si destinano al sistema sanitario rispetto a quelle che sono le percentuali di PIL che eh, almeno il, la, la, la media europea. Ecco, questo è un tema che sarà anche tema di campagna elettorale. Io penso vada fatto con forza perché in questo eh, si, si mette in difficoltà tante cose. A cominciare dal tema dell'eliminazione della spesa di personale. Il limite alla spesa di personale penalizza i sistemi pubblici come quello toscano. La Corte dei Conti, di fatto, ha ribadito quello che dai Banchi dell'opposizione dice. Ormai da un po' di tempo la sanità non ha bisogno di più soldi, o perlomeno non ha bisogno soltanto di più soldi, ha bisogno di spendere meglio i soldi che ci sono, i tanti soldi che ci sono, miliardi di euro che la Regione Toscana eh, investe nell'ambito sanitario. Soprattutto, c'è bisogno di un sistema migliore dove si possa fare programmazione e la programmazione significa decidere prima dell'inizio dell'esercizio finanziario quanti soldi si destinano a una azienda ospedaliera, ad una ASL o a un centro comunque di spesa sanitaria. Se questo non avviene non ci può essere programmazione e quindi si continuano a fare i disastri che sono stati fatti in questi anni. Va cambiato il sistema più che continuare a mettere soldi nello stesso sistema sbagliato. Approvato anche il bilancio di IRPET e un ordine del giorno per destinare 2 milioni di euro a progetti in ambito sanitario e sociale. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, bilancio che registra un utile di oltre 500.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che viene dal fatto che ci sono state una serie di economie nel corso dell'annualità 2021 in IRPET, economie che sono derivate dai minori costi che si sono sostenuti a livello di personale, sia per quanto riguarda la figura del direttore che per quanto riguarda due dirigenti sia minori costi che derivano dal Covid e dallo sviluppo del lavoro agile. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che, come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET, viene trattenuto per 100.000 euro, quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future. L'altro 80%, quindi 400 mila euro, viene restituita alla Regione Toscana che come sappiamo è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali ma anche delle attività comuni di IRPET. Un bilancio che viene approvato con il sostegno della maggioranza eh, di un istituto molto importante. Fare oggi programmazione economica è per noi fondamentale a supporto delle decisioni che dobbiamo assumere, soprattutto nel contesto come quello attuale che vede diciamo, la Toscana che ancora si muove a macchia di leopardo rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa. Rispetto alle infrastrutture, e c'è da comprendere e capire bene come le risorse che a livello comunitario verranno trasmesse in Toscana vengono utilizzate nei territori, sarà un lavoro propedeutico fondamentale per definire il piano regionale di sviluppo che per nostro avviso, in termini politici, a settembre deve essere approvato prima ancora della definizione del prossimo DEFRA, perché lì ci giochiamo gran parte delle risorse comunitarie dei prossimi anni. Il documento prevede che dei quasi 3 milioni di liquidità che abbiamo appreso essere nelle disponibilità di IRPET, IRPET ha nei propri conti correnti 3 milioni di liquidità. Questi 3 milioni sono investiti nei vari conti correnti e fruttano a IRPET 27 euro all'anno di interessi crediamo che non sia il caso di tenere immobilizzati 3 milioni di euro per guadagnare 27 euro all'anno di interessi, quindi abbiamo chiesto che 2 milioni di questi 3, in pratica lasciando nei conti di IRPET i soldi che servono per la gestione ordinaria dell'azienda, per pagare i dipendenti, per pagare i fornitori, ma 2 milioni vengono restituiti alla regione toscana e destinati a progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. E per fortuna questo documento è stato approvato da tutte le forze politiche. Attenzione massima sulle aree interne in Toscana con importanti finanziamenti all'orizzonte. Ascoltiamo i dettagli. È una battaglia che in Regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato perché tutta la zona della Toscana centro-sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 eh, dall'inserimento all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto, ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione, appunto, di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area, eh, sia da parte statale che il regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro. Quindi sono risorse davvero molto importanti. Infatti, i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta. Le risorse effettivamente sono tante, non sono mai state tante per le zone montane. Finalmente anche eh, diciamo, lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana ha oltre il 50%. Quindi bisogna fare qualcosa perché se la montagna sta bene, sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non, eh, non franano. Quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno le Mille Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. Dopo la chiusura dei lavori dell'Aula le opposizioni guardano al futuro e in particolare a settembre. Ascoltiamo le loro priorità. Intanto dobbiamo stare attenti a cosa succederà sul trasporto pubblico locale perché dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter usufruire del trasporto pubblico per andare a scuola. Siccome abbiamo notizie poco certe sulla garanzia del servizio, io credo che questo sia un tema fondamentale da affrontare quest'estate. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità, che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. È ovvio ed evidente che ci rimane aperto il gap delle infrastrutture e i fondi che arriveranno a livello europeo. Eh, noi abbiamo ben chiaro che i soldi stanno per arrivare, tra l'altro come sappiamo sono fondi che poi dovremmo restituire all'Europa e dobbiamo monitorare che non scappino, che non vengano gestiti male. quindi Le partite aperte sono tante e non è neanche giusto andare in ferie in un momento così caldo. Io penso che il contributo di tutti sia fondamentale. Certo è che purtroppo il PD Regione Toscana, il contributo dell'opposizione, dell del centro-destra e anche della Lega lo accoglie malvolentieri quando invece dovremmo essere qui tutti quanti per il bene dei cittadini. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire alle diciamo, criticità del caldo fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. L'altro eh, punto che va sicuramente analizzato sono le comunità energetiche e la scuola che anch'essa rischia di essere una cenerentola. Dobbiamo garantire un ritorno sicuro e tranquillo ai nostri ragazzi nelle scuole. Sembra storicamente è il mese del rientro al lavoro, del rientro a scuola. Quindi assolutamente priorità a questi due mondi, al mondo del lavoro e al mondo della scuola e a ciò che fa da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero il trasporto pubblico locale, che è tema regionale, che è un tema tosto perché è un tema difficile. La gara, famosa gara che ha visto iniziare il lavoro di Alfoline Toscane sta portando una sequela di disastri nella nostra regione, sia da un punto di vista di chi in Alfoline Toscane lavora, sia da un punto di vista di chi con Alfoline Toscana vive, quindi gli utenti, coloro che ne fanno utilizzo.